Lo so, signori, vi starete chiedendo, ma che episodio sarà mai? Sarete un po' curiosi, molto probabilmente. Beh, signori, questo non è un episodio normale della serie Vanilla, bensì una sorta di recappone, riassuntone di tutti i primi 16, 17, ora non mi ricordo bene quanti sono, episodi appunto della serie principale. Quindi, molto probabilmente, quello che vedrete non avrà un filo logico, bensì è una sorta di metto insieme le clip, vediamo cosa ne esce alla fine, speriamo ne esca qualcosa di buono. E soprattutto sarà un insieme di tutte le intro divertenti che a voi piacciono tanto. Detto questo, spero che questo video particolare vi piacerà. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e soprattutto condividete il video a tutti per far vedere quante intro ignoranti abbiamo fatto in questi pochi episodi. Ma adesso, signori, iniziamo e noi ci vediamo domani. Vi lascio al Master del passato. Pronto, quartier generale? Qui è Master che parla. Dare il via all'operazione Minecraft. Siamo spawnati cadendo. Oh, siamo spawnati cadendo. Che sfiga. Questo fa già capire come andrà a finire la serie in tragedia. Lì c'è un villaggio. Andiamo. Dammi i bacini, cavallino. E voglio costruirmi una casettina fatta di fango e merda. Brucia, scheletrino, brucia. Guarda, guarda come corri. Facevi il figo ieri notte e adesso. Sei morto, e adesso sei morto, e ti rubo pure la roba. Cosa vuole lei? Cosa, vuole diventare il mio coinquilino? No, non ci diventa il mio coinquilino. No, scusa, scusa, scusa. Sbagliato, sbagliato. Non so quanto convè. Ci ha shottato il golem? Perché? Cosa, vuole diventare il mio coinquilino? No, non ci diventa il mio coinquilino. No, scusa, scusa, scusa. Per ora sei più potente di noi, ma tornerò più forte di prima. Siete già morti nel primo episodio, signori? Vabbè. Il nome, bellissimo, che mi è stato consigliato è Mastercraft. C'è una festa di creeper dentro. C'è un festino privato di creeper nella mia nuova casa che ora esploderà. Un pollo, un pollo, un pollo. Nope. Eri andato a fare le cose losche. Sei quello dell'altro episodio, ti riconosco. È il mio magazzino tutto nuovo, pieno di cose. Yeah! No, cosa stai facendo? È il mio magazzino! Quella montagna sembra un elefante. Fatemi sapere se anche a voi sembra un elefante. Blocchi, metti, fai, togli, crafta, fai, bla 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 bla. Dato che è la mia prima scultura, diciamo, non sono ancora molto esperto sul da farsi. Nel prossimo episodio o facciamo la piscina, potenziamo la casa, perché questa qui non è una casa. Che altro dire? Non lo so. Ci vediamo domani e ciao! Sigla! Te l'ho già detto, non ce l'hai una sigla! Io mi scordo sempre che non ho una sigla, devo smetterla con queste cose, devo smetterla. Praticamente mi avevano attaccato dei tipi. Non so come bloccare sta incursione, cioè mi stanno morendo tipo i villager, cioè non lo so. È tragica sta cosa. Oddio, che cos'è? What? What? Perché c'è un rino fucking ceronte nel mio cosa? Sotto attacco dall'alto, Assassin's Creed. It's a 1v1 situation. Mi sa che ci uccide. No, stupido. Oddio! Ci ha picchiato un botto! No, no, via, via. È il tuo momento, puoi salire. Sì. Io ho salvato la vita. Mission complete. Basta, ormai il mio villaggio è andato per sempre. Dai, no. Non voglio farlo morire per sempre. Za, 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 za. Zium, zium, zium. Tutto in faccia, tutto in faccia. Cosa? C'era un party di streghe? Eh? Avete preso spunto dai creeper dell'altro episodio? È schifosa. Stuk, stuk, stuk. Oddio! Ci ha attaccato il rinoceronte! Wow. Pam, 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 pam. Cazzo vuol dire? Oh, signori! Non pensavo fossero ostili. Wow, stai buono, stai buono. No, 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 no. Cosa? No, dai, ci ha shottato. Allora, no, ma ho perso qualcosa, mi sa, A parte la dignità. Da dove? Oh! Ma cosa sta succedendo sto episodio? Chi siete? Ma andate via dal mio villaggio schifosi! Cosa sei, un mago? Cos'è sta cosa? Ma che cos'è? Cosa succede? Ecco, guarda che distrugge tutto! Sei uno schifoso! Porta rispetto per il mio villaggio! Dai, signori! Che palle! Ma non può andarsene anche lui nel recinto. Vabbè, facciamo che lo uccidiamo perché mi ha rotto le palline. Si è pure buggato, si è pure buggato. Muori! Muori! Oh, ne approfitto che non ci può colpire. Attacco in volo, sa, 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 viecce? Dai, viecce, pezzo di merda. Su, hai paura, ora non fai tanto il figo, c'era tutto il figo prima. Dai, ah, satta, colpo in testa. Oh, faceva tutto il figo. Abbiamo picchiato. Cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto. Vado a togliermi la vita.
stato un piacere. Allora, oggi, come avrete letto dal titolo, voglio costruire una sorta di tempio degli iscritti. Cioè, dai, comunque, vista dall'alto, sta prendendo forma. Cosa ci fai lì dentro, signorina mucca? Vabbè, rimarrà per sempre parte del nostro tempio. Signori! Oddio! Non me l'aspettavo! Sto morendo! In tutti i sensi! Vai con le patate, vai con le patate! Za, 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 za! Dov'è la mia spada? Non ho il tempo di prendere la spada, signori! A patate in faccia! A patate in faccia! È per quello che devo mettere le torce! Morite! Zam, zam! Zombie infame! Per te solo le patate! Oh! Oh, oddio! Muori! Muorici! Zombie infame! Oh, e dammi pure tutto quello che hai, bravo! Bravo, zombie! Scappa, mucchettina! Scappa! Ti salvo io, satta! Sono stato bravo, eh? Regia, mi metta della musica epica! No, ho detto epica, non sta cacata! Oh, finalmente! Sì! Sì! Sapete, un vecchio proverbio cinese diceva che l'amicizia è la cosa più rara che potreste mai trovare. Beh, io rispondo semplicemente che non avevano mai trovato i diamanti. Oh mio Dio, una vagonata di diamanti, una marea di diamanti troveremo in questo episodio, non ne avete idea. Tu ti hai ritirato a c***o di amicizia e mi tengo i diamanti, pezzo di merda, divento ricco, sbanchiamo tutto. Iniziamo. Signori, iniziamo subito a bomba girandoci e trovando i diamanti. Woohoo! Con quale voce da sto morendo piano piano. E adesso, boom, che ce li prendiamo tutti. Voi dite, ah vabbè, ma tutto sto casino per 5 diamanti. Pff, la svolta della serie, 12 diamanti. Woo! Che botte, che botte di adrenalina. Calma, calma, calma. Una alla volta che vi ammazzo tutti. Se sto zombie ci uccide, proprio mi metto a piangere, ok. Cari, aia, aia, che botta in testa che mi ha tirato. Tutto in testa mi ha preso. Facciamo che lo andiamo a picchiare, va là. Sotto, sotto. Tutto in testa. Sotto, sciacala. Yes, yes, weekend. Bam, sperepem e spreteprem. Piano A è tornare in superficie. Il piano B è scavare totalmente a caso finché non troviamo qualcosa. Ma io direi che il piano B è un po' una merda. Sì, luce, oh yeah. Oddio, signori, proprio sopra casa. Ma sono un genio. Mi batto il 5 da solo perché sono un genio. Oh my god, we are gonna see Master con un uovo. Sotto! Niente. Che bello, animaletti? Siete contenti o no? 360. Oh, vai a casa, imbecille. Vieni, vieni. Vieni, pollo. Dai, viece, viece. Sei cascato come un pollo. Dai, il primo che entra si becca il recinto. Vai, il recinto delle... no, no, no. No, che casino, che casino. Salve, mi dispiace. Sei la prescelta. Ok. Porca troia, ci hanno invaso di nuovo. No, che palle. Allora, uno, come siete entrati nel recinto? Due, che palle, signori, ci hanno invaso di nuovo. Dai, che palle. Vi avevo appena eliminati, eh. Guardali lì. Oh, oddio. Allora, facciamo che per ora non li guardo. Voglio mettere sta torcia e andarmene per sempre. No, è morto il pollo, è morto il pollo. Via, 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 scappa. Fuga, c'è morto il pollo. Sti infami. Stava andando tutto così bene. Stava andando tutto così bene. Pezzi di merda, pezzi di merda. Morite, za, 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 za. Wrestling, wrestling. Uno contro quattro. Sì, morti tutti. Mi dispiace, non doveva andare così, lo sappiamo entrambi, ma purtroppo la vita a volte fa brutti scherzi. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti voi, dal primo che si è iscritto all'ultimo che si è iscritto, per questi appunto 500 iscritti al mio canale. Quindi vi ringrazio ancora e andiamo oggi a festeggiare su Minecraft. Quindi per costruire le nostre statue ci servirà la pietra sostanzialmente. Oh, salve mucchina, anche lei. Aspettate un attimo, un momento di pausa dalla costruzione. Perfetto, vai a casa, vada a casa. Signori, li odio, li odio, li odio. Che palle, in tutti gli episodi tornano, eh. Cosa volete? Vi ammazzo tutti, tutti vi ammazzo. Non ne faccio salvare neanche uno. Neanche uno. Oh, oh. I nostri quattro guardiani, che belli che siete. Che belli che siete. Vi ringrazio per tutto il supporto che mi date in ogni video, che sia di Minecraft o meno, Fortnite e tutto, comunque in generale cosa più e cosa meno, ma vi interessano. Vi ringrazio nuovamente. Vi do appuntamento domani alla solita ora con il solito video. Ciao. Ah. Hmm.
Non so leggere. In questo episodio ci andremo a fare una casa moderna, perché noi per ora stiamo ancora dormendo in modo abusivo dai villager e questo non ci piace. Dovevo togliere la terra. Si ero pure rotta la pala. Che pale. Vengi, vengi, signorina pecora, che devo prendere un attimo la sua lana, però poi gliela ridò, Non si preoccupi. E dai, sono contento, sono contento. Guardate qui cosa c'è. Guardate qui cosa c'è. Gli scheletri per me, l'esperienza pure per me e le ossa anche per me. Una canzoncina inventata al momento. Ho scoperto uno spawner di scheletri e quindi ne ho approfittato. E voi direte, ah, che culo. No, non è finita qui, signori. Ne ho trovato un altro. Però non di scheletri, bensì di. Ora farò un taglio e ve lo dirò. Di zombie! Parabababà! E quindi benvenuti nell'episodio in cui creeremo una stanza degli incantesimi. Ta-tan! Ho fatto lo spiazzo. Ora non ci resta che piangere. No, vabbè, quella era una canzone. Lasciamola perdere. Per il bene di Asgard, vi ammazzo quasi tutte. Spiace, mi dispiace, dovere mio. Scusi, scusi, salve. Stiamo eliminando le mucche. In eccesso, se non distu... No, mucchini, voi no, voi no. Anche lei può morire anche lei, anche lei. E fatemi vedere un po'. Dai, uccido anche te. Eccellente, signori, eccellente. Sì, dai, carino. Bello, mi piace. Bello. Qua non lo vedi, invece, ta-tan. Bello, me gusta. Oh, unexpected. Salve. E vabbè, poi ti do la mia vita per un fiore. Salve! Come avete detto in tantissimi, gli enchanting dei vari picconi e delle varie cose. Ed è per questo che ora andremo a picconare il piccone. No, incantare il piccone, esatto, mi ero impapinato. Quindi io direi andiamo di fortuna e magari se siamo fortunati ci ha dato qualcos'altro? Efficienza 3. Yes! Yes! Yes, signori! Finalmente. Un po' di fortuna anche per noi, in tutti i sensi. Mamma mia, signori, sono già contentissimo così, sono contentissimo. Ma sì, dai, dai, affilatezze, se siamo fortunati? No, niente, per ora niente. Va bene così. Sono soddisfatto. Mangiate, mangiate, che poi vi schiaccerò tutte. Perfetto, guardate, anche il cavallo con l'armatura di diamante, vabbè, cose incredibili. Salve, tutto bene? Tutto a posto? Vi do due botte così per vedere come state. Niente di personale, non vi voglio male, solo delle botticine veloci. Esatto, eravate un po' troppi, troppo ammassati. Perfetto, siete stati bravi, stupidi. Dicevamo di andare a fare delle scale per il nostro Nether. Il portale del Nether! Ok, devo smetterla con queste canzoncine con gli acuti. Intanto, signor Pollo, cosa vuole? Lei cosa mi consiglia, signor Pollo? Allora? Ho capito, perfetto. Può andare, può andare. No! Se n'è andato per sempre! Fa niente. Ecco, signori, tornano in ogni episodio. È incredibile questa cosa. Cioè, credo di avere il record mondiale, ma mondiale, di invasioni. Cioè, assurdo! Ho il record del mondo, proprio campioni del mondo, datemi subito una medaglia! Cioè, incredibile sta cosa, eh! Qualsiasi cosa io faccia, questi qua ci verranno ad attaccare. Amici, come sapete, siamo tutti in tempo di quarantena e se non sapete cosa mangiare, tranquilli, ci penso io in questo video con la farm automatica di grano che in un batter d'occhio vi produrrà talmente tanto grano e panini che andrete a vendere ai vostri vicini come se non ci fosse un domani. Allora, amici, benvenidos en este nuevo episodio de Minecraftita. Non so perché l'ho detto alla spagnolita. Cioè, potete metterci qualsiasi cosa vogliate, tipo carote, patate, basta, fine. No, vabbè, comunque. Comunque è la farm di qualsiasi cosa vogliate, tranquillamente. Basta metterli che vi. E usciranno. Tra l'altro potrei andare nella farm di come si chiama? Oddio, come si chiamano? Oddio, come si chiamano? La farm di scheletri, esatto, che mi danno il bone meal, ma sinceramente preferisco farmelo da me. Ok. Ora la magia. Se noi tiriamo la leva, ta-tan! Guardate che figata! Guardate che figata! E mettendoci qui tutto il grano arriverà a noi. Allora, mucchine, siete contente che anche voi mangiate?
Signori, oggi nuova farm di pesca. Ne ho cercato una nuova, oggi l'ho riprodotta e quindi speriamo che funzioni. Lasciate un mi piace e se volete iscrivetevi. No, non è successo niente in questo episodio. Era semplicemente un tutorial. Sì, sono in pigiama. E ora beccatevi l'episodio 13. Fate sapere a tutti che noi abbiamo una casa sull'albero. Amici, benvenuti in questo 11° episodio di Minecraft. Allora, come vedete, il tempo è bruttissimo, ma tranquilli, ci penserò io a migliorarlo. Credo, spero. Poi ve lo dico e ci vediamo subito dopo. 3 hours later. Perfetto, ok, quindi le scale le abbiamo fatte. Signori, guardate chi arriva. Guardate chi sta arrivando come in ogni episodio. Allora, io vi invito a fare un montage, un collage, chiamatelo come volete, di tutte le volte che mi hanno invaso il villaggio o che li abbiamo trovati in ogni episodio. Vi giuro, io ve lo giuro che è il record mondiale. Lo so. L'episodio ho deciso di dividerlo in due. Tra l'altro, guardate come sono messo, che disagio, barba lunghissima, giorni di quarantena che non finiscono più. È faticosissimo. Nell'episodio precedente andremo a costruire una casa sull'albero. In questo episodio stavo guardando se c'erano altre impalcature, ma mi sembra di no. Oddio, ce n'è una. Qua in realtà ce ne sono un botto, quindi facciamo finta che voi non abbiate visto niente. Devo toglierne una lì. E poi avremmo finito con le impalcature e soprattutto con il tetto. Però ora devo scendere. Aia. Aia. Ok, ci ha spaccati le ginocchia, però dai, siamo ancora vivi. Spero di farla simmetrica. Se così non fosse, beh, sarebbero un po' dei problemi. Qua tutto bene? Tutto bene? Oh, io vi tengo d'occhio, state attenti. Anche voi polli, state attenti. Dai, ci sta, mi piace. Salve! Novità numero 1, c'è un creeper sotto il mio albero. Non finiranno mai di sorprendermi i creeper. Novità numero 2, c'è una pecora nera che dovrò catturare prima o poi. Novità numero 3, uccidiamo lo zombie. Non era una novità, li uccidiamo sempre gli zombie. Mi ha droppato un elmetto d'oro, sono contento. Ti prego, fai che funzioni anche mentre registro, ma ehi, non ha funzionato per niente. Ta-tan! Una sorta di magazzino? Si sta facendo pericoloso. Dobbiamo chiudere il buco, signori. Tuk 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 tuk. Ok, dobbiamo riempire tutto il pavimentos. E non sono le caramelle, pavimentos. Vabbè, che battuta infelice che ho fatto. Non la farò mai più, Master. Proprio stai zitto per sempre. Perché quando inizio a parlare sbaglio a mettere i blocchi? Perché, Master? Perché sei stupido. Sì, è vero. Fogli alla mano sono tantissimi. Non si vedrà mai nella cam, ma sono tipo tantissimi. E quella. Gazzetto! Io e il fogliazzo con tutti voi, o comunque molti di voi, vi ringraziamo per la visione. Lo butto lì, giusto per. E vi do appuntamento domani alle 3 o alle 2:45, più che alle 3, con un nuovo video. Ciao!